Grazie, maestro. Visto che ci avviciniamo a quell'ora un quarto, che era un po' la nostra deadline, il maestro, appunto, per 15 anni gira il mondo per lo Paraguay. Nel frattempo conosce quella che diventa sua moglie, e per 7 anni continua a girare all'estero, lavora con le figlie, rimane a casa. A un certo punto, credo responsabilmente, ha cambiato ancora una volta la sua vita. Ho cercato lavoro tanti anni, quando è nato il secondo bambino nel 70, ho cominciato durante 6 anni, molto difficile, avevo 43 anni, e un giorno mi hanno proposto, e questa fortuna mi hanno proposto una vicina, il suo fratello aveva una fabbrica del plastico in Bruxelles, cercavano personale, e io ho detto sì. Sono lanciato all'acqua, ma io nella mia vita avevo fatto altro che la musica, e sono riuscito, sono tanta fortuna che ho lavorato 10 anni in un mese e ho preso il ritiro avanzato. Ecco, lì ha lasciato il tango, il bandoneone, il lontano, per accasarsi, stare vicino alla moglie e ai figli. Dopo pochi anni, alcuni vicini di casa, emigrati o forse trasfughi argentini, hanno scoperto, vivevano in Belgio, così come lui, hanno scoperto di avere come vicino di casa un musicista che aveva una storia alle spalle ricchissima. Lì ha cominciato, forse anche un po' prima, a riprendere in mano il bandoneon, perché l'hanno stimolato, lavorava in fabbrica e alla sera suonava per prima ancora. Diretto, poi diventare di nuovo una forma professionale. Cerco di andare a fare una rapida tappa per arrivare al nostro finale. Così riprende Alfredo Marcucci a suonare il tango, viene invitato al Conservatorio di Ixelles a tenere una cattedra di tango, così inizia ad avere i suoi primi allievi e nel giro di poco tempo riesce a montare e a costruire una orchestra tipica di tango argentino, questo a Bruxelles. Siamo nel 1994-95. Questa orchestra diventa poi un sestetto che si chiama Veri Tango, che esiste tuttora, che sono degli eccellenti musicisti belgi. E un anno, nel 2003, a Torino, sono stati invitati, Marcucci e il suo sestetto, un festival di tango, Tour in Tango, di cui io mi occupavo dell'organizzazione. Così io ho conosciuto il maestro Marcucci. È bastato un anno per indire un'audizione nazionale a Torino per costruire la prima orchestra tipica di tango argentino in Italia. Così è stato nel 2004, nel marzo. E si sono presentati 39 musicisti, ne sono stati selezionati dal maestro Marcucci in due giorni intensissimi, 19, hanno fatto un breve saggio della loro esperienza di 3 mesi ai Giardini Reali qua a Torino nel luglio del 2004, c'è stato un anno di incontri, di acquisizione di repertorio, di stile, di modalità, di esecuzione. E nel giugno del 2005 a Maisons-Musique a Rivoli c'è stato il vero reale debutto dell'orchestra tipica di Alfredo Marcucci. Ieri l'orchestra ha risuonato alla Maisons-Musique di Rivoli, qualcuno che per esempio questa sera c'era ieri, ed è stata un po' una chiusura di un primo cerchio. Alcuni musicisti dell'orchestra tipica sono qua, ve li voglio presentare. Valentina Lauseo, Fernando Vinci, Enrico Riccardo, Luca Cinelli, contrabbassista.
Grazie.